Innanzitutto rimettiamo veramente il treno in carreggiata sui binari. È chiaro che quello che abbiamo, a cui abbiamo assistito degli attentati a Parigi piuttosto che a Bruxelles ci ha tutte le volte confermato che stiamo parlando di situazioni difficilmente circoscrivibili a delle categorie. Non se la vanno a prendere con la Chiesa piuttosto che con il campo sportivo. Ogni circostanza di aggregazione può essere opportunità di attentato, quindi su questo c'è poco da fare. Non andrei adesso a dire a Rimini piuttosto che in una realtà, perché veramente se no entriamo su aspetti che forse banalizzano troppo la questione, che è estremamente seria. I numeri, è chiaro che più i numeri diventano grossi e più ci sono rischi, ma soprattutto l'incapacità poi di gestire le persone, perché l'identificazione, che è cosa assai seria, è una delle carenze più gravi nei termini proprio di approccio quando arrivano i nuovi migranti, quando arrivano e si prendono, e perderne le tracce successivamente. Quando abbiamo assistito agli attentati di Bruxelles, successivamente abbiamo visto, o a Parigi, abbiamo visto che alcuni percorsi portavano in Italia o l'attraversamento dell'Italia. Non mi lascia tranquillo il fatto che gli attentati siano avvenuti fuori dal confine con questi che passano in giro per l'Italia, perché chiaramente ci dice che tutto è molto fragile. Quindi estrema cautela ma determinazione. I francesi sono da sempre molto abili a fare gli affari, quindi non vedrei la questione del cambio dell'ambasciatore Come legata un segnale, diciamo, ad chiaro aspetti di nella direzione. intelligence quanto piuttosto magari a degli interessi che debbono tutelare.